Eccoci qua amici Luna Rossa Family, ben trovata e benvenuti se siete nuovi iscritti, mentre se siete nuovi di zecca su questo canale siete su Luna Rossa Ocean e oggi siamo qui con un video, una lettura ecco quasi personale, perché è diciamo la tipologia di video preferita dalla Luna Rossa Family. E andremo a vedere, come avrete letto ecco dal titolo, cercheremo un attimino ecco di capire, faremo questa piccola indagine un attimino per capire i pensieri di questa persona nei tuoi confronti e quali sono i suoi sentimenti, i suoi stati d'animo, se sente la tua mancanza, cosa ecco più o meno di questo tenore. Vedremo cosa ci racconteranno le carte a dire la verità. Allora, io vi ricordo che vale per tutti questo video, senza distinzione di genere, senza distinzione di preferenze, vale dal momento in cui voi lo guardate e non dal momento in cui ho posto il video. Direi che potete tenere per voi ciò che vi risuona, lasciare tutto il resto, perché come sempre si tratta di video collettivi, quindi è una lettura quasi personale per darvi un po' l'idea di quello che può succedere in un consulto personale. Per qualcuno può essere totalmente aderente alla vostra vita, per altri ovviamente contiene un messaggio che vi può risuonare se decidete ecco di ascoltare. Con l'occasione vi ricordo gli appuntamenti del canale: ogni giorno viene postato un nuovo video. E trovate quindi video sulle letture evolutive per quanto riguarda i percorsi animici, che possono essere anime gemelle, fiamme gemelle, video previsioni settimanali con l'oroscopo segno per segno, video previsioni mensili con l'oroscopo, anche in questo caso segno per segno, ma nella quale andremo a sviluppare altri aspetti, in modo particolare rispetto a ciò che bisogna sbrogliare o sulla quale bisogna evolversi per quanto riguarda ecco la vostra vita sentimentale, relazionale e affettiva, cosa succederà e anche cosa vi serve per farlo ecco succedere nel migliore dei modi. Quindi trovate il video in questo senso dell'oroscopo del mese di settembre e poi quello dell'oroscopo di settimana in settimana. Tra l'altro questa settimana vi ho anche postato il video diciamo ecco della luna nuova in Vergine insieme all'oroscopo, diciamo ecco c'è una sorta di epilogo finale per ogni segno zodiacale. In quel video previsioni, nella quale appunto si vede che tipo di effetto avrà questa luna nuova in Vergine nei prossimi 6 mesi, praticamente, perché si apre un corridoio dagli effetti ovviamente ecco lunghi. Quindi eventualmente, anche se state vedendo questo video non ora che l'ho posto, che è settembre del 2023, ma lo state vedendo per dire a gennaio del 2024, tenete da conto che gli effetti di quella luna nuova nella Vergine valgono praticamente fino alla prossima, al prossimo equinozio di primavera, ok? Quindi per molto tempo. Allora, poi vabbè, cos'altro c'è sul canale? Videocanalizzazioni, potete dare un'occhiata all'home page per farvi ecco un'idea. Interattivi con più varianti, letture personali, quindi se ancora non siete iscritti io vi invito a farlo, ad attivare la campanella per ricevere la notifica o di tutti i video se vi interessano tutti, oppure semplicemente personalizzando quelle che sono le vostre preferenze con la tipologia di video che più si confanno a quelli che sono i vostri gusti. Allora, in questo video utilizzeremo anche i miei oracoli, quindi i miei oracoli che trovate nel mio shop online sono questo mazzo che si chiama Emblemata Sacra, ispirato a queste immagini di Daniel Cremer del XVIII secolo, se non mi ricordo male, e poi o XVII secolo, può essere che ho preso una sola in questo momento. L'oracolo di ispirazione e guida e l'oracolo guida e mentore, così vedete anche come si utilizzano, però ci sono anche eventualmente, se serviranno, anche queste carte, che però queste ancora non le trovate nello shop online. Vi ricordo anche che i link eventualmente per le info su queste carte lo trovate nel box delle info del primo commento in evidenza. Ma non le vendo io le carte, cioè io le ho create ma non le vendo io, quindi è inutile che mi chiedete in questo senso diciamo ecco informazioni tramite WhatsApp, tramite mail, perché io diciamo ecco sono ospite di chi vende le carte, ok? Quindi non le, cioè, le ho create come idea,
fabbricarle, impacchettarle, spedirle e incassare, diciamo, ecco, il denaro di queste carte non riguarda, diciamo, com'è. Mi arriverebbe una piccolissima percentuale, ma ad oggi non mi è arrivata ancora manco un euro, per dirti la verità. Quindi con questo ti ho detto tutto. Comunque le ho messe a disposizione, chi vuole ovviamente le può ordinare, le può avere, le può guardare, si può informare presso il sito. Allora, cos'è che stavo dimenticando? Penso di non aver dimenticato proprio nulla. Quindi io vi ringrazio per avermi scelta. Vi auguro buon ascolto. Vi ricordo che si tratta di letture con energie collettive che vi possono ispirare, ed eventualmente rivolgetevi per chiarimenti a persone serie ed affidabili. Per chi vuole informazioni da me, trovate i miei recapiti qui in evidenza, mi pare sotto o sopra, o qui o qui. Oppure li trovate anche nel box delle info e nel primo commento in evidenza, va bene? Allora, andiamo a vedere intanto come stanno le cose per voi due, per te e la persona che stavi pensando, che stai pensando, che ti interessa. Vediamo di fare un attimino un confronto con queste Lenormand. Allora, vediamo cosa c'è qui. Lasciatemi like, questo aiuta il canale a essere meglio organizzato dalla piattaforma di YouTube, e i commenti se avete piacere di farmi sapere il tutto come vi risuona. Per polemiche, insulti e cose che non mi interessano, ovviamente questi commenti, lo dico, sono bannati perché non fanno crescere nessuno, a me non sono di nessuna utilità, quindi se vi fa fatemi sapere come vi risuona, come matchano le nostre energie, questo è importante. Se non vi piace come leggo, ci sono tanti canali, quindi è inutile che, diciamo, esco, me fate, diciamo, la lezione. Non ho bisogno di lezioni. Chi sa fare meglio, apro un canale e lo faccia. Torniamo a noi. Allora, bene, bene, bene. Avete pensato a sta persona e già si è fatta subito presente questa persona, eh? Direi che questa persona, Momo, è al centro di tutto. Eventualmente ci mettiamo poi un'altra carta su questa qui. Vediamo tu. Ok, tu mi arrivi con una scelta da fare. È come se tu mentalmente ti senti a un bivio. Anche se qui, a dire la verità, più che di bivio ce n'è più di uno. Direi che forse tu la scelta già nella testa tua l'hai già fatta. Perlomeno sembra che tu ci può essere giusto un pelino di indecisione, forse sulla possibilità di ritornare sui propri passi, ma poi fondamentalmente credo che tu l'idea l'abbia già presa. Questa persona invece arriva con il cavaliere. Ah, questa persona, a dire la verità, la vedo mentalmente fervida nei tuoi confronti, ossia con l'entusiasmo. Ti pensa spesso, direi. Direi che qua non si vede se sente la tua mancanza, ma certamente ti pensa, quello sicuramente. Pensare ti pensa, e ti pensa pure tanto, parecchio, ti pensa anche con un certo entusiasmo. Direi anche, vedi, questa è una carta che parla di fierezza, di energia virile, no? Con quella mascolinità, diciamo, quindi può essere anche che si fa qualche fantasia, conturbante e perturbante. Allora, vediamo cosa c'è nel tuo cuore. Ok, qua c'è l'ancora, a dire la verità, tu magari avrai fatto pure la scelta, però mi sembra che con il cuore non ci sono all'orizzonte persone perlomeno che ti possono interessare. Guarda, quantomeno tu sentimentalmente ti senti ancora ferma su questa persona, legata, o quantomeno quello che si capisce è che tu avanti non sei andata. Questo io non lo so, se da voi che siete lasciati, non so niente, perché qua le carte non lo dicono. Stiamo un po' vedendo per grandi linee cosa ci può essere per il mezzo tra voi due. Sembra proprio così, che tu sei ferma con le quattro frecce. Vediamo questa persona invece come sta. O addirittura, tu sei fermo con le quattro frecce, questa persona invece arriva con il cuore. Questa, in questo mazzo di carte, amici miei, è proprio la carta più bella per quanto riguarda gli aspetti legati ai sentimenti. Perché dice che questa persona vi vuole bene, questa persona prova dei forti sentimenti per voi, sono anche sentimenti sinceri, ok? Sono emozioni genuine, ok? Il rapporto, magari ci sarà stato qualche problema,
ripeto, qua non si vede, nemmeno è previsto dalla stesa che ci racconti queste cose, però è una sorta di termometro, come quando uno va al pronto soccorso e ti fanno il triage. Stiamo a fare il triage in questo momento, ok? Per capire se, che codice è, che codice è bianco, verde, rosso, giallo, di che colore stiamo qua, qual è l'emergenza? Questa persona sembrerebbe molto presa da te sentimentalmente, eh? Qua, cioè, quando arriva questa carta significa che questo, cioè, ha dei sentimenti molto forti. Al di là del punto in cui siete arrivati nel vostro rapporto, se è partito, se è finito, se siete in mezzo a una strada, comunque sono sentimenti di una persona che è presa da voi. Qua io appena faccio un movimento vi faccio stare sul tagadà praticamente. Può essere, segno e sincronicità, che anche sta persona un pochetto vi fa stare sul tagadà. Allora, esce questa carta. Intanto scusate che qua giro l'elica del mio aereo privato qua, ventilatore. Allora, no vabbè, così non mi arriva niente, che fa caldo ancora, amici miei, altro che autunno. Allora, va bene, qui da parte tua, perché qui è una carta che riguarda te, arrivano le montagne. Si vede che tu nel rapporto in questo momento non è che magari sei un po' confusa, c'è il bivio, c'è la scelta. Sono un po' confusa, evidentemente qua più che i problemi di averli sta persona sembra che li abbia tu, a dire la verità, eh? Perché è come se a volte questa persona magari ti ha fatto stare bene o ti farebbe stare pure bene o ti fa stare bene, però altre volte non ti fa stare bene manco per niente. Quindi magari ecco, queste nuvole possono parlare di momenti in cui tu hai la speranza, come dire, ecco, sai quando ci sono quelle persone, no? Che tu sai che hanno tutte le carte in regola per poterti piacere, però c'è un certo non so che non ti convince, e allora in un certo senso ti viene un momento di apatia, di non sai come può evolvere la storia, non sai dove ti porta. Uno va nel pallone, panico, panico, pallone. Però secondo me, qua, da quello che sento, da quello che mi arriva, c'è anche una differenza di carattere tra te e questa persona. Cioè, tu potresti essere una persona estremamente riflessiva, estremamente solida, estremamente anche cauta quando fa le scelte, invece questa persona potrebbe essere una persona che si infiamma subito, una persona, come dire, ecco, che si fa prendere dagli entusiasmi, che subito si innamora, che subito vuole bruciare le tappe, ok? Invece tu tutto questo entusiasmo, che tu sei totalmente diversa, che ti poni in maniera diversa, tu dici, aspetta un attimo, dici, che sta succedendo qua, che non ci sto capendo niente. Ecco perché al centro di tutto viene proprio questa persona che, chiamata all'appello, si presenta. Come dire, ecco, l'anello è proprio questa persona. Cioè, a seconda di quello che fa questa persona, dipende tutto l'umore del rapporto, dipende tutto quanto. La tua confusione, ovviamente, dice, tu la porti nel rapporto perché magari vorresti anche chiarezza. Perché? Vediamo un po' questo che fa dentro il rapporto. Ok, qua abbiamo, ecco, una persona che tende a essere estremamente, se vogliamo, ottimista. Lì dove ci sono problemi, magari può peccare di faciloneria. Può essere, però, comunque, vedi, sta persona vede positivo quando vede nella tua direzione. Vediamo un po' cosa arriva qui, di che cosa dovreste parlare. Ecco, magari qua già si comincia a capire qualcosa in più. Allora, di che cosa dovreste parlare tu? Vorresti capire un aspetto molto importante, vale a dire, sta persona, per esempio, cosa fa alle tue spalle, che cosa non ti sta dicendo, se ti puoi fidare di questa persona veramente, se è un traditore seriale. Può essere che questa persona in passato porta fama di avere tradito, se non ha tradito te qualcun altro, dice, non è che magari dice metti le corna pure a me, cioè è qualcosa che ti confonde perché la vedi particolarmente entusiasta, come una persona che non vede l'ora di fare delle cose. Però può essere che poi sta persona al concreto ci mette l'entusiasmo, ma alla fine devi fare tutte cose tu. Può essere pure questo.
Questa persona cosa vorrebbe chiarire? Abbiamo le montagne. Allora, vedi, questa persona dovrebbe chiarire, per esempio, come mai, per esempio, c'ha tutto questo entusiasmo e poi quando si tratta di fare le cose, poi ci sono degli ostacoli, ci sono dei ritardi, ci sono delle interferenze. Ecco che forse il punto da chiarire è che a te ti confonde, dici, ma come mai? Dice, sei così entusiasta, sei così, così, diciamo, ecco, convergente verso il rapporto e poi quando si tratta poi di fare le cose, no? Ci sono sempre ritardi, ci sono difficoltà, ci sono scuse. Probabile che tu vuoi capire se dietro a tutta sta roba in realtà la tua confusione dice perché poi alla fine non si concretizza. Ci sono solamente scuse? Questa persona vuole che li risolvo solamente io i problemi che si presentano, oppure questo è solamente entusiasta e poi tutto fumo e niente arrosto? Alla fine dice la locomotiva, la devo tirare io avanti sta baracca. Ecco, allora ti dico che qui le carte mi dicono che comunque per entrambi, perché queste carte parlano del vostro rapporto di tutte e due, no? C'è la voglia di trovare una soluzione e si direbbe anche che c'è la possibilità di trovare la soluzione, quindi questa non è una situazione nella quale, diciamo, ecco, qualsiasi cosa sia successa fra voi due è stata messa l'ultima parola o è finita o non ci sono possibilità, direi anzi che sono carte molto positive. Allora, rispetto agli ambiti che riguardano te, qua si vede, ti ripeto, che questa persona ti ha mandato un pochetto nel pallone. Vediamo un po' di capire come mai questa persona ti manda nel pallone a te, a parte che sembra un po' facilona, che agisca con una certa faciloneria. La fede, eccola. La fede qua tu la vedi come un mandato di cattura a dire la verità, ok? Cioè, più che altro è come se tu ti sentissi come sì, ok, io i sentimenti ce li ho, però alla stessa maniera, cioè, non riesco ad avere una fede cieca rispetto a questo rapporto e quindi è come se tu avessi delle riserve. Qua è tutta una questione di fede, di fiducia, ma anche di fede in cose che possono essere superiori, a dire il vero, eh? Vediamo cos'altro ci raccontano queste carte, dai. Allora, qua abbiamo le tentazioni, eccola, vedi che già qua si cominciano a vedere, come dire, con le magagne, è uscita anche quest'altra carta. Qua ci sono problemi, non è che sono problemini, questi sono problemoni. Vedi qua persone che fanno cose alle spalle, se ti puoi fidare, se non ti puoi fidare, come fai a fidarti? Certo, qua intanto qua questa persona c'ha l'entusiasmo, certo che c'ha l'entusiasmo, vorrei ben dire, veramente probabilmente tu fai da locomotiva, però qua ci sarebbe anche per il mezzo, o qual è il problema sulla quale tu non riesci ad avere tutta sta fiducia cieca nei confronti di questa persona? E ovviamente servono delle soluzioni, è vero che servono delle soluzioni, non si può fare le cose con una certa faciloneria, perché qua tu quello che ti serve vedere o sapere non è solo la promessa di un cambiamento, ma che veramente c'è un cambiamento prima di concretizzare, prima di fare, prima di anche mettere totalmente la tua vita nelle mani di questa persona, perché se no per te è veramente, come dire, ecco, un mandato di cattura, vai a prenderti responsabilità forse che non ti competono, di cui potresti anche farne a meno. Perché? Perché questa persona potrebbe avere delle dipendenze, ok? Questa persona dovrebbe liberarsi da certe dipendenze che le ha già, che sono una tentazione, può essere che ti ha già fatto delle promesse, ti ha detto sì, io smetterò, farò, dirò, cambierò vita qua e là, quindi ovviamente qua non stiamo parlando di una lettura che riguarda tutti quanti, sono tentazioni che possono essere di tanti tipi, qua si capisce bene che stiamo parlando di sostanze, però possono essere anche altre cose, diciamo, ecco, la settimana con questi tarocchi dei draghi, praticamente in cui vengono spesso letture che riguardano aspetti luciferini, tentazioni, vizi, ludopatia, sostanze, diciamo, ecco, cose, vizi, alcol, vizi, cose, diciamo, ecco, che sono distruttive a dire la verità, perché se è un conto che siete tutte e due così, e allora, sai, vi prendete a braccetto e dice andiamo dove arriviamo.
Tanto alla fine famo la stessa cosa, la facciamo da sola, la facciamo in compagnia. Ma se uno è in un modo e uno in un altro, è un casino. È un casino. E giustamente qua si vede che tu potresti avere appunto delle riserve. Si vede che tu gli vuoi bene a questa persona, ok? Però non sai se ti puoi fidare non, e fai bene. No, c'hai ragione. Fai bene a non fidarti, fai bene a stare con il cuore, sì, il cuore non si comanda, però con la testa a avere sempre l'idea di una strada dalla quale scappare eventualmente, perché sono cose pesanti queste qui. Guardate, vediamo un po' l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Vediamo un po' che energia porta questa persona nei tuoi confronti. Io sui sentimenti più di tanto, diciamo, con un Andrea di indagare, perché si vede che questa persona ti porta nel cuore. Forse ti vede pure come Candy Candy, a dire la verità, eh? Può essere anche tentazione. Una persona, per esempio, che sperpera tutto il suo patrimonio, che ha tanti debiti, che non riesce ad uscire da una situazione debitoria. Possono essere tante le cose, che spende più di quello che guadagna, per esempio, no? Che ha tutto ipotecato, problemi, sono situazioni, come dire, ecco, che la vita di questa persona è uno scolapasta. Quello è. Allora, vediamo un po' cosa arriva qui. Questa persona, vite parallele, e infatti. Ginnasta e vite parallele generalmente parla, perlomeno nel mio intento, l'idea era quella di una persona che potrebbe avere altri partner, però visto quello di cui si è parlato, no? Cioè, ok, questa persona avrebbe una vita con te, ma allo stesso tempo una vita sotto traccia di cose appunto che non ti dice, che sono quelle che poi magari farebbe comunque di nascosto, ok? Quando una persona ha un vizio, credimi, la fede di quella persona rispetto alla tua nei suoi confronti è molto più forte, perché campano proprio per arrivare a fare quelle cose, lo trovano un modo. Guarda, a livello proprio spirituale, tu devi sapere una cosa. Io questo te lo dico, poi tu prendi, te lo segni in agenda e se mai ti servisse, tienine conto. Quando una persona ha dei vizi, certi vizi sono legati a delle entità, come anche il rapporto che si crea fra voi due, con le energie che ne confluiscono, crea un'entità, no? Un'energia, un'egregora. Allora, quella entità o quella larva, quello che è, come nel caso per esempio dell'alcolismo, della ludopatia, delle tossicodipendenze, o di altre egregore, diciamo, ecco, forme pensiero, diciamo, tu tieni conto che queste persone o dei debiti, queste persone, quindi sono negatività, mettiamola così, queste persone, per esempio, possono non avere un euro in tasca, escono di casa la mattina. Puoi star certa che se anche non hanno soldi, comunque se sono che hanno queste entità, sono parassitati, mettiamola così, da queste entità, perché in certi casi ci vuole veramente un esorcismo. Sono parassitati da queste entità di debiti, allora comunque a casa tornano con tante cose e hanno fatto ancora debiti, ancora c'è gente che gli fa credito. E il problema poi a te, tu ti metti le mani in testa. Se sono persone che hanno il vizio dell'alcol o degli stupefacenti, quello che è, puoi star certo che quando poi rientrano a casa, tornano, anche se non hanno un euro in tasca, ugualmente tornano ubriachi o fatti. Perché è un modo per farsi comunque, lo trovano, perché è l'entità stessa che siccome si nutre proprio non solo delle energie di quella persona, ma del corpo di quella persona affinché possa andarsi a prendere quella sostanza lì, cioè quindi il senso dell'ebbrezza che arriva dall'alcol, il senso, diciamo, dell'effetto che arriva dall'utilizzo di un certo tipo di droga, ma anche le sigarette, per dirvi, anche quella cosa lì, anche le sigarette, quindi tenete da conto, o tenete conto, anche se qualcuno non ci piace quando dico tenete da conto, ma a me viene da dire così, quindi abbozzate, che ci volete fare? Vedi, queste persone con tutta la buona volontà del mondo non dipende da loro. Cioè, è una cosa,
cioè voi, in quel caso voi non avete a che fare solamente con quella persona, per cui magari la mettete davanti a un opt-out o fai questo, fai quell'altro, mi fido o non mi fido. Qua la sfida non è quella persona è già, come dire, ecco, sottomessa rispetto a quell'entità, ok? Quindi tu la battaglia non ce l'hai con la persona, ce l'hai con l'entità, quindi devi avere un piano in questo senso affinché questa entità possa separarsi, come la varicella, diciamo, o come una zecca dalla persona che ti interessa a te, altrimenti le vite saranno sempre parallele, quindi questo tu lo devi sapere. Accordo, fair play, questa persona vorrebbe accontentarti, vorrebbe trovare un accordo con te, vorrebbe, ecco, intanto partiamo dal presupposto che questa non è una persona new entry. Potreste essere stati anche amici, o il problema anche di questa persona potrebbe essere che ha tutti amici di un certo tipo. E quindi, diciamo che a parte te, sono tutti come lui. Quindi questa persona o sta con te, o se sta con gli amici fa quello che non dovrebbe fare. Può essere. Nei tuoi confronti è incuriosita questa persona perché probabilmente ha sempre vissuto in un certo modo, il tuo modo di vivere, dice, caspita, magari lo posso pure imparare, a dire la verità. Ok, qua c'è anche per di mezzo una sorta di compassione. Allora, pace, ok, può essere che magari questa persona, in questo momento avete litigato, siete anche più simili di quello che tu pensi, cioè è una persona buona questa qui, non è una persona brutta, malvagia, cattiva. Ok, anche molte innamorate di te, anche qui arriva la carta cotta e bollito. Però avrebbe bisogno di aiuti non ordinari. Questa persona avrebbe bisogno di supporti straordinari. Qui la questione è un'altra, amica mia o amico mio. A te te va di accollarti i problemi di questa persona? Perché il punto sarebbe proprio quello lì. Se a te ti va di accollarti i problemi di questa persona. E se tu hai veramente tutti i mezzi e tutti i modi e tutte le possibilità per venirne a capo, sbrogliare la matassa di questa persona che una certa diventa la tua. Però tieni da conto che con questa problema che non sei tu che vai in giro con questo problema, questa persona che a una certa non è che la puoi tenere al guinzaglio, andrà in giro da sola, frequenta sti amici e siamo sempre punte a capo. E vedi qua le cose si complicano. Questa è una persona per rispondere al tema del video, cioè se tu gli manchi, se questa persona è interessata a te, non solo gli manchi, ti vuole bene, è interessata a te questa persona, però il problema qua è che questa persona ha dei problemi. Il problema è che questa persona ha dei problemi, problemi molto seri. Magari manca pure a te questa persona, però non ti mancano i problemi che ti poteva portare o che ti porta. Il problema è il fatto è quello lì. Vediamo cosa ti dice il mio oracolo, dai. Vediamo un po' se arriva in questo senso una frase, qualcosa che ci può illuminare in questo momento. Allora, guarda, intanto arriva una carta che dice forse tutto doveva andare così, perlomeno fino ad ora. Le cose sono andate come dovevano andare. Un'altra carta che dice sorridi agli estranei, non sai mai chi ne ha bisogno. Quindi è anche una carta, come dire, che dice di non sentirti che il mondo ti è ostile o che il suo mondo, anche se non lo conosci, ti è ostile. Perché magari quelle persone vedono te come qualcuno che gli può dare una luce, una lampadina, una possibilità. Però c'è anche una carta, attenzione, che ti dà un'indicazione molto importante. Cioè, intanto il forse tutto doveva andare così in base a come sono andate le cose. Non solo. Tu magari non te la legare al dito se questa persona si è comportata male. Quello che è successo è successo, magari ecco, perdona, come dire che vai avanti, cioè sorridi, anche se tu sei estranea a quella vita, a quel mondo lì, ma soprattutto, guarda qui che cosa è venuto fuori, tu non sei un centro di riabilitazione o cura, non è compito tuo sistemare tutti, tutti, perché qua ci sono di mezzo pure gli amici. Tu hai voglia di sistemare questa persona? Cioè, questa persona intanto dovrebbe avere voglia, sta persona stessa di volersi sistemare, a dire la verità, eh? Quindi bisogna vedere, e il fatto che tu non ti fidi è che magari questa persona dice e poi non fa. Sì,
Sì, così positivo che le persone negative non vorranno più starti vicino, non scegliere persone che non scelgono te. Mi sta venendo la pelle d'oca, a dire la verità. Guarda, cioè, devi capire se questa persona è disposta a rinunciare a certe amicizie. Intanto metterlo alla prova su questo, perché questa persona deve capire che se deve tagliare con certe cose non può frequentare le stesse persone, deve cambiare ambiente. E non solo, il tuo essere positivo rispetto anche a una nuova tabella di marcia, a delle nuove abitudini positive nei confronti di questa persona, ti faranno capire se questa persona è d'accordo con te, se anche così c'è questo accordo e si raggiunge questo accordo, diciamo ecco che il tutto effettivamente è possibile. Già questo sarebbe un test, una messa alla prova, no? Dopodiché, diciamo ecco, se tu vedi che questa persona cerca comunque degli escamotage, cerca di tornare da questi amici, cerca di fare sempre le stesse cose, allora si vede che, diciamo, ecco, la persona è talmente, come dire, ecco, parassitata, è talmente la cosa pesante, è talmente arrivata al midollo che forse non è una cosa gestibile per te, non è affatto gestibile. A volte, guarda, non sono gestibili manco dalle strutture, figurati determinate dipendenze. Non sono gestibili a volte nemmeno dalle strutture preposte sanitarie, da delle strutture di igiene mentale, per dire, no? Quindi figurati tu che pensi di essere attrezzata per i miracoli. Allora, vediamo cosa arriva qui. Importanza. Certo, tu puoi fare capire a questa persona che per te è importante. Questo sicuramente non fa male a nessuno. Però anche che sei rassegnata al fatto che, diciamo, ecco, o ti sei convinta, magari, ecco, gli puoi dire che non può essere di nessun aiuto rispetto ad un cambiamento e che rischi, per esempio, cioè, potresti dire a questa persona, se ce ne sarà l'opportunità, veramente quello che pensi, che non ti fidi, che hai paura di essere trascinata in un tipo di vita che non ti appartiene, che per te è un mondo talmente diverso dal tuo, un mondo talmente nuovo che tu giustamente hai le tue riserve e le tue paure. Qua non è importante se ti manca, se non ti manca. L'idea iniziale, a dire la verità, era questa qui. Però qua a volte le carte dicono semplicemente quello che vogliono dire. Guarda, tiro fuori due o tre carte per capire se c'è speranza che ti puoi fidare più o meno. Questa è una persona che gli piace anche il divertimento, qualcosa legato al divertimento, una persona comunque, ecco, che meriterebbe qualcosa di meglio, a dire il vero, eh? Però ce la può fare, questa persona con gli aiuti ce la può fare, assolutissimamente ce la può fare. Cioè, però non da solo, non con il fai da te. Ok? Questo te lo voglio dire, non è una brutta persona, sarebbe una persona portata anche per una vita sana, a dire la verità, una vita bella anche sanamente, divertente, è una persona sensibile, solo che, diciamo, ecco, a volte va oltre con i suoi pensieri, non li riesce a controllare, le dipendenze sono così. Allora, vediamo un po' cosa dicono i tarocchi, vediamo cosa ti dicono, soprattutto questi tarocchi che sono molto particolari. Allora, facciamo la nostra domanda. Vediamo questa persona, se gli manchi in questo momento, cosa pensa di te. Quindi vediamo un po' che idea si è fatto di te, di questa situazione tra voi due. Ok, qui abbiamo un arcano maggiore e qui è quello della luna. Però è uscita al contrario questa luna, eh? Io ve lo dico, diciamo, ecco, il senso al dritto e al rovescio. Adesso vediamo intanto cos'altro esce, poi voi decidete cosa vi risuona. Qua abbiamo anche un 5 di coppe e abbiamo anche un 9 di coppe, tante coppe, che già si è fatto. Guarda, qua abbiamo anche il cavaliere di bastoni.
Guarda, intanto cosa significa questo cavaliere di bastoni? Tenete conto che questi tarocchi dei draghi sono diversi come significato rispetto, scusate, accendo la luce, rispetto, diciamo, ecco, agli altri tarocchi, diciamo, più o meno hanno delle piccole variazioni dell'autore. Sarebbe bello, diciamo, anche fare più letture perché offrono degli spunti molto interessanti. Allora, il cavaliere è un combattente, questo qua di bastoni, è un combattente. Diciamo che questa è una persona che ha idealizzato te, ha idealizzato molto il vostro rapporto, ha idealizzato anche, come dire, ecco, come se tu fossi una specie di fata turchina, se si può dire così, cioè anche come una persona che, siccome tu sei talmente pura, talmente bella, talmente pulita, rispetto alle cose temerarie che ha vissuto questa persona, anche pericolose, anche della quale non si riesce o non si è riuscita a liberare, non riesce più a gestire, che giustamente rappresenti la mosca bianca, tu rispetto al suo mondo, sei tu la diversa, sei tu lì socio di minoranza, perlomeno rispetto al mondo suo. Ora, è come se tu avessi fatto quelle iniezioni, tipo, avete presente come quando uno fa come si chiamano, le infiltrazioni, no? Avete presente nelle articolazioni? Come se tu gli avessi fatto delle infiltrazioni in questo senso. Adesso questa persona ha, come dire, ecco, sente meno dolore, come dire, ecco, pensa di potercela fare, cioè ha delle idee. È come se avesse idealizzato che questa battaglia la potrebbe pure vincere. Magari prima non aveva nemmeno lo stimolo. Ora il fatto è questo. Allora, qui c'è un drago, come vedi, che attraversa questa luna, scende negli inferi dell'anima. E cosa va a trovare? Va a trovare sogni, va a trovare illusioni, per poi portare il tutto, diciamo, ecco, a un livello cosciente, alla conoscenza di sé. Allora, è come se questa persona, e per qualcuno di voi potrebbe essere anche un rapporto animico, diciamo, ecco, tu gli hai fatto da specchio, non solo il tuo modo di fare, ti vede una persona combattente, gli ha fatto venire anche voglia di combattere, ma il tuo modo o il tuo stare insieme a te, o l'avere visto la differenza di vita tra te e questa persona, tra il suo ambiente e il tuo ambiente, tra come sei fatta tu e come è fatto il mondo suo, gli ha fatto conoscere qualcosa, ecco, di se stesso, qualcosa che questa persona non aveva mai visto, e anche il fatto che i suoi sogni fino ad oggi sono andati in frantumi e si sono rivelate delle illusioni. È come se adesso questa persona, conoscendo se stesso, o sta cercando di conoscere più se stesso per uscire dal mondo illusorio che è legato anche a queste dipendenze. Qui abbiamo perché? Perché qua ci sono state delusioni, delusioni proprio pesanti. Qua abbiamo il 5 di coppe, che è una carta che parla anche di rabbia per le cose perse, per le opportunità perse. Possibilmente anche la rabbia, anche probabilmente se in questo momento ha perso pure te, si potrebbe trattare anche di questo. E l'idea, diciamo, ecco, che se non, cioè, è come se un po' questa persona, grazie a te, è come se avesse preso la bombola dell'ossigeno, no? E se tu gli volti le spalle, però non ti devi sentire responsabile rispetto a quello che ti sto dicendo, cioè prendi dal titolo informativo e poi tieni da conto che questo è vale per qualcuno, non vale per tutti, vedi ciò che ti risuona. È come se questa persona dicesse: senza di lei è inutile che io mi riprendo da questa dipendenza, che non mi interessa niente. Cioè, per me, voglio dire, se non ci sono quelle possibilità con te, per me la situazione resta tale e quale, mi va bene così, cioè nel senso che non ho motivazioni, non ho stimoli, posso continuare a vivere in quel mondo illusorio anche probabilmente per non sentire il senso, il dolore di delle delusioni rispetto alle illusioni coltivate e sulla quale si è investito. Vedi, quando le persone hanno delle dipendenze, fondamentalmente hanno delle magagne emotive, perché vedi quante carte di coppe è la luna che parla di emotività, no? Abbiamo anche il 9 di coppe, che è una carta che parla di
profondità dell'anima. Questa persona, guarda, ti è grata, ti vede con ammirazione, riesce a guardarti dentro e riesce anche attraverso di te a vedersi dentro. Io vedo cose belle, per dirti la verità, diciamo, ecco, di questa persona, la possibilità di grandi cambiamenti che non saranno semplici, te lo dico. Non saranno affatto semplici, la voglia di combattere. Vediamo se a te te conviene sta cosa. Addirittura, guarda, guarda, ti devo dire questa cosa. E con questo ci salutiamo. Poi, ovviamente, chi vuole può approfondire se a te te conviene dare fiducia o meno. Qua abbiamo il mondo. Il mondo parla di praticamente raggiungere un traguardo. Ok? C'è il covare nuovo dal 0 fino al 21, quindi dal primo arcano all'ultimo, dove c'è questo ciclo della vita e di nascita. Quindi assolutissimamente non è che a te ti conviene. Qua abbiamo anche il 10 di denari, che è una carta che dice che c'è la possibilità di una felicità qui, di un cambiamento totale, di raggiungere una felicità piena. Cioè il 10 di denari è proprio il top di gamma delle carte di felicità, perché parlano di un benessere totale, sentimentale, di benestanza, sociale, tutto quanto. Quindi direi che le carte ti invitano in qualche modo, ecco, a, se ci tieni a questa persona, diciamo, ecco, non a rischiare in maniera impavida, quello no. Ma a calcolare bene una tua strategia, un tuo piano, a sapere bene come devi affrontare tutto, tutte le problematiche inerenti allo stare insieme a questa persona, perché ovviamente non ti puoi permettere di sbagliare, questa persona ti deve venire dietro, ma tu devi sapere bene dove state andando. Il punto sarebbe proprio quello lì. Io per oggi ti lascio, fammi sapere se ti va, come ti risuona, lì dove ti risuona. In toto o anche in parte. Noi ci vediamo per un prossimo video e vi ringrazio per avermi scelta. Ci vediamo presto. Ciao.